Conto a tempo, carissimi utenti, dell'incontro di calcio tra Virtus Gavignano e Atletico Genazzano. Intanto, prime sostituzioni sulla panchina della Virtus Gavignano. Sono entrati Luciani con il numero 14 e Del Monte con il numero 13. Atletico Genazzano in azione, il tiro finale di destro termina a lato, senza nessun problema per il portiere Grandi. Si batte il fondo area, pallone raso a terra, rosso-blu in azione. Il lancio di sinistro fermato a centrocampo, la Virtus Gavignano in avanti. Ricordiamo il risultato 1-1, pallone per Morgante, fallo su Morgante, l'arbitro fischia la punizione. Rosso blu in avanti, la Virtus Gavignano ci prova a battere questa punizione. Intanto c'è un chiarimento, bisogna praticamente allungare i metri della distanza, l'arbitro fa indietreggiare in realtà la squadra bianconera. Punizione, ci prova la Virtus Gavignano, tiro finale, pallone che sorvola alto sulla traversa, ottime le intenzioni di gioco, fondo area, giriamoci. Rosso blu in azione di gioco, pallone a Morgante, il sinistro cerca la triangolazione, bianco neri qui si lancia nella mente, fallo, punizione. Pallone spostato in orizzontale sul laterale destro, ci prova la squadra dell'Atletico Genazzano, ma la palla viene intercettata dalla squadra rosso-blu, c'è il controllo del gioco, punizione per il bianconero. Il tackle, ecco Del Monte, Morgante, bravo Morgante, pallone a Spigone, sfera per il numero 10, Scarselletto. Del Monte, Morgante, Spigone, tutto di prima, sfera che viene recuperato, poi c'è il numero 7, Fiocco. Palla fuori, rimessa laterale, Del Monte. La finta, la sfera recuperata. Bellissimo questo tacco di Fuschi. Rosso blu in avanti, la finta del numero 10, Scarselletta, pallone recuperato dai bianconeri. C'è un vuoto a centrocampo. Della Vecchia cerca di contrastare l'iniziativa. Una triangolazione che non sortisce gli effetti sperati. La palla termina fuori, rimessa laterale per l'Atletico Genazzano. Anzi, è punizione. Sulla palla il numero 10. Punizione per i bianconeri. Il destro e fallo in area di rigore, punizione per il rosso blu. Punizione
Luciani lancia oltre il centrocampo. Morgante. Di nuovo la palla Spigone, scarselletta. Si fa sempre più consistente Fiocco. La manovra offensiva della Virtus Gavignana. Fallo, punizione, centrocampo. Pallone fuori. Il cross blocca il numero uno Grandi e adesso scatta subito il contropiede in modo rapido. Pallone fermato. Adesso poi l'azione di gioco. Virtus Gavignano in azione. Morgante. Scarselletta. Morgante. Pallone recuperato da Luciani, passaggio arretrato al portiere Grandi. Fallo, punizione. Uno basta, il cross, secondo l'arbitro il fallo in area di rigore, punizione, rosso blu che avanza. Spigone non riesce a recuperare palla. Del Monte. Scarselletta. Il lancio. Di nuovo rosso blu in azione di gioco. Bianconeri che recupera. Del Monte sta ben attento. Spigone. Bravissimo Del Monte. Recupera. Del Monte. La palla per Morgante. Fallo su Morgante. Punizio. Batte il numero 7 Fiocco. Sul dischetto, sul dischetto. Il cross. Bello. Tiro cross, bellissimo questo tiro che sfiora la traversa. Nelle immagini l'autore Fiocco. Ottima l'idea. Già nel primo tempo si è verificata una scena di questo tipo. Bianconeri in avanti. Dai, però, ragazzi, stavano un po' schiacciati!
Rosso blu che recuperano, spera che viene spazzata fuori. Intanto c'è una sostituzione sulla panchina bianconera, anzi sulla panchina proprio della squadra di casa della Virtus Gavignano. Esce Spigone, attenzione, ecco, e dovrebbe entrare. Entra in campo Di Domenico con il numero 16, ecco, Di Domenico che sostituisce Spigone. 1-1 intanto il risultato. Punizione Bianconeri, il lancio. Pallone fuori. Fallo, punizione. Quindi Atletico Genzano in azione. Il cross di destro, pallone di battuta, scatta il contropiede, scarselletta, adesso lancia Morgano in area. Drigo, aiutatelo, però aiutatelo. Di Domenico, pallone deviato ed è corner. Bellissima iniziativa quella condotta dagli uomini di mister Damizia. Rimessa laterale per la Virtus Gavignano. Deviazione. Ancora in gioco la Virtus Gavignano, grande giocata, il cross di Domenico, pallone di piatto, bella questa iniziativa. E Di Domenico ci ha provato per raddoppiare il risultato, fermo sull'1-1. Puliti, il lancio troppo corto, ne approfitta Di Domenico che recupera, ancora Di Domenico, superando il calciatore, in questo caso si scivola a causa della pioggia. Bianconeri che cercano di attaccare, perdono palla, riconquistano in secondo momento. Atletico Genazzano in azione, sarà che termina fuori. C'è una sostituzione sulla panchina dell'Atletico Genazzano, esce Ducci. Virtus Gavignano in azione. Il lancio di Del Monte, è entrato quindi Costantino per la squadra ospite. Del Monte, Morgante fa da torre, rosso blu ancora in fase avanzata, pallone recuperato dai bianconeri. Palla in profondità per Morgante, ancora Morgante in area di rigore, ma interviene Puliti che blocca. Sì.
di domenica. Si ferma il gioco intanto, a terra un calciatore rosso-blu. Rimessa laterale. L'arbitro controfallo, secondo l'arbitro. Bianconeri in azione. Il lancio fermato, punizione. Per l'Atletico Genazzano in azione di gioco. Il destro finale, pallone che termina fuori, l'arbitro decreta il fondo area. Punizione, batte il numero 10. Impero nelle immagini che dovrebbe calciare la palla in area di rigore, ci prova l'Atletico Genazzano. Il cross e fallo in area di rigore. Punizione. Il tiro è errato. Valerio! Di nuovo fallo, punizione. Batte il numero 10 Peroni nelle immagini. Il tiro di destro, pallone che termina fuori. Rosso blu in azione. Vieni qua. Mura in lancio. Fuori. Rosso blu Morgante. La finta, c'è una deviazione bianco nero. Rimessa laterale. Grande giocata di Scarselletto. Pallone deviato. Del Monte. Il lancio per Scarselletta di Domenico. Palla fuori.
bene. Bianconeri in azione, pallone per Morganti. Tornare io! Siamo messi male! Ecco Giorgio! Di Domenico. Sali Davide! Pallone sul laterale sinistro per il numero 3. Foschi. Il lancio per il numero 9. Morganti. Morganti in azione. Fallo su Morganti. Per l'arbitro è punizione. E quindi si riapre in pratica un'opportunità, una ghiotta occasione per gli uomini di mister D'Amizia, che possono raddoppiare il risultato che il pubblico attende qui sugli spalti. Ci prova. La squadra di casa. Batte Della Vecchia il destro. Pallone però che sposta il baricentro troppo alto e troppo lungo in orizzontale, sfera che termina fuori. C'è un'ulteriore sostituzione anche sulla panchina dell'Atletico Genazzano, esce il numero 9 Simeone. Quindi battuta la rimessa laterale, perdono palla i giocatori dell'Atletico Genazzano, palla fuori. Lo so in azione. Del Monte alla fine la sua iniziativa si perde. Rosso Blu recuperano. Il lancio di Fiocco per Della Vecchia. Allora fuori. Rimessa laterale. Palla in profondità, sfera nelle mani del numero 1 Grandi. Del Mondo. Bravissimo Del Mondo, ottimo il suo dribbling. Lancio per Di Domenico. Interviene il portiere con i pugni. Occasione pericolosa in area di rigore, insidiosa. Cade a terra un giocatore bianco-nero. Di conseguenza l'arbitro ferma il gioco. Chiama l'assistenza infermieristica. C'è stato uno scontro praticamente anche col portiere Puliti, che è intervenuto. E quindi nello scontro il giocatore adesso si sta rialzando. Si rialza il giocatore dell'Atletico Genazzano senza nessun problema. Il numero 3 Nardi. Il cross di Domenico in area di rigore, palla che però viene ribattuta e spazzata via dalla compagine bianconera. Di nuovo il numero 6 Barletta. Palla per Di Giorgio, troppo lungo, si allunga troppo la palla Di Giorgio, scusate Domenico, e alla fine non può penetrare in area di rigore. Rimessa laterale bianconera. Ancora il lancio sulla sinistra per il numero 8, palla a terra. Bravissimo Della Vecchia, grande giocata la sua. Ancora Della Vecchia, supera tre calciatori, deviazione, intercettato. Bianconeri, interviene il numero 4, Mura, pallone fuori.
Con in out. Atletico Genazzano in azione, il cross corner. No. Punizione bianconera. Sta la zona quello! Atletico Genazzano in azione, il cross in area di rigore. Tra l'altro c'è una posizione irregolare, il portiere nel volo è caduto a terra e quindi l'arbitro chiede l'assistenza infermieristica. Si rialza il portiere Grandi, uno dei migliori in campo per la Virtus Gavignano. Punizione rosso blu. Il destro. Pallone in out. Del Monte. Pallone recuperato. Rosso blu in azione. Del Monte. Il lancio in avanti. Scarsa il netto, fallo. Punizione. Il pubblico recrimina il cartellino giallo. Tutti quanti dicono che deve essere ammonito il calciatore che ha atterrato. Scarselletta, punizione. Luciani sulla sfera. Il suo destro, vediamo dove lo piazza. Grande tiro bloccato da Puliti. Il destro fermato da rosso blu. Pallone in profondità di Domenico. Corner. Corner per la squadra di casa della Virtus Gavignano. Che cazzo stava a farla? Tu abbassa, no? Tu abbassa questa cosa, qui fa tutto lei, il cross. Tiro finale vicino al gol della Virtus Gavignano. Bloccato il pallone dal numero 1 Puliti. Di nuovo il numero 7 Fiocco. Bravo, vai! Vai, guarda, sta libero questo, bravo Manuel. Rosso blu in azione di gioco. Accorciate! Passaggio arretrato. Dai,
Mi guarda di concentrato. Il lancio in profondità, fuori gioco. Ricordiamo che la Virtus Cavignano gioca in 10 uomini, quindi un uomo in meno. Punizione, il lancio, colpo di testa ed è corner per la Virtus Cavignano. Numero 3 Foschi. Il sinistro. Niente Manuel! Fallo, punizione per i bianconeri. Fallo, punizione. Luciano. Lancio in verticale, ottima l'occasione per Fiocco, ghiotta occasione, però si tuffa Puliti che blocca. Del Monte. Bravissimo Del Monte per il numero 1. Grandi. Il lancio oltre il centrocampo. Virtus Cavignano in azione. Vai Davide! Di Domenico, l'apertura sulla destra. Ancora la Virtus Cavignano. Foschi, deviazione, rimessa laterale. Momenti di stanchezza. Il lancio Del Monte, palla fuori. Fallo, punizione fischiata dall'arbitro. Si torna a ripetere. Il lancio di sinistro termina in alto.
Del Monte. Contestazione del pubblico, posizione regolare. Che cazzo stai a fare? Il lancio. Domenico, bellissimo dribbling, tiro finale, deviazione, palla in gioco ed è corner. Scarselletta dalla bandierina, il destro. E l'arbitro fischia un fallo, punizione. Alla mia vi dovete fare un buon no, fondo area. Battuto. Bianconeri in azione. Ancora Del Monte. No! Perde palla. Marco e Ciccio. Bravo Manuel. Il numero 6 recupera molto bene. Barletta, uno dei migliori in campo con Del Monte. In difesa hanno tenuto la gara. Il lancio in profondità per Fiocco. Fiocco viene anticipato. Ancora Fiocco in azione. Rimessa laterale. Passaggio arretrato per Del Monte. Il cross in area di rigore. Poi l'arbitro fischia. Tra le contestazioni del pubblico. Punizione. Risultato fermo sull'1-1 tra Virtus Gavignano e Atletico Genazzano. Nardi. Ciao Manuel. Quindi di Domenico. L'apertura fuori gioco. Rosso blu in azione. È fatta guerra qui di 18. Ma dai,
Bravo Scarselletta, intercettare il pallone, di nuovo lui, Scarselletta del mondo. Bianconeri in azione, si è fermato il gioco che viene riconsegnato il pallone alla Virtus Cavignano di domenica. Il lancio, Chiocco, l'apertura sulla sinistra nelle mani del numero uno Puliti. Il lancio, bravo, illuminazione la squadra della Virtus Cavignano che cerca con grande volontà di poter raddoppiare il risultato del Monte. Pallone per Chiocco in area di rigore, sfera nelle mani del numero uno Puliti che blocca. La finta, Atletico Genazzani in azione. Bravissimo. Nei confronti di questo fiscale arbitrale del Monte. Il lancio, la finta, allora per Chiocco. Scarselletta, bravissimo il numero 9 Morgante, ma viene fermato poi a centrocampo. Fallo, punizione. Ormai siamo al termine della gara, risultato fermo sull'1-1. Ancora Morgante, lancio in profondità, sfera recuperata. Uno scontro, punizione, palla tiro, tiro, deviazione ed è corner. Insomma, posizione critica da parte del pubblico, un pubblico che sta criticando l'arbitraggio in questo momento, il pubblico sportivo della Virtus Cavignano. Fondo area, Scarselletta recupera, fallo, punizione, faccialo, comunicazione, faccialo, in mezzo,
Punizione per il rosso blu. Il destro in area di rigore, la sfera, pallone bloccato. Finisce la partita 1-1, grazie dell'attenzione.